una situazione di maltrattamento materiale di grandissima entità. Per il Consiglio di Stato olandese, i rifugiati nel nostro paese vivono uno stato di indigenza e pericolo. In risposta all'appello dei due migranti che rischiavano di essere rimandati in Italia, paese dove hanno presentato la prima richiesta d'asilo, il più alto tribunale olandese ha decretato che se riportati indietro, i due potrebbero trovarsi in una situazione che impedisce loro di soddisfare i bisogni primari, violando i loro diritti umani. Una decisione che svela la condizione di migliaia di persone che ogni anno, sbarcate sulle coste italiane, fuggono in altri paesi presentando nuove richieste di protezione sotto falsi nomi. I cosiddetti movimenti secondari, spesso facilitati da una fitta rete di trafficanti. La direzione distrettuale antimafia di Catania ha smantellato oggi un traffico di esseri umani fermando 25 persone, un'organizzazione che garantiva il progetto migratorio nella sua interezza, curando ogni singola tratta dal paese di origine fino alla Francia. Dati del Viminale, sono quasi 40.000 le persone arrivate dal mare dall'inizio dell'anno, un'enormità rispetto agli anni precedenti. A Lampedusa l'emergenza è ormai costante, mentre il Mediterraneo continua ad inghiottire vite, 55 annegate solo ieri, come segnalato dall'ONU. Il governo annuncia un piano per una gestione più ordinata, i ministri Piantedosi e Musumeci, assieme al commissario Valenti, ne parleranno domani con le regioni.